170.000 euro. Eccola la parola di stasera in busta sigillata. Chiara, 2 su 2. Tua seconda partecipazione qui, seconda volta alla ghigliottina. Sei andata bene ieri come ragionamento? Non sei andata lontana dalla parola. Oggi mi sento appena più tranquilla, che quindi non depone bene, però vediamo. No, può deporre bene, più si è liberi, più ci si avvicina alla parola, ben mentalmente, più ci si avvicina alla parola. Intanto mettiamo le cuffie, così ti puoi isolare, concentrare. Eccoci qua. Mi senti bene, Chiara? Sì. Porta chiaro? Sì. Allora, prima coppia di parole. Scegli tra cultura e natura. Natura. Ghigliottina. Aia. Era l'altra, era cultura, ma 85.000 euro ancora sul tavolo, seconda coppia di parole in arrivo. Chiara, scegli tra contro e ordine. Ordine. Ghigliottina. E stavolta va bene, ordine. Siamo alla terza coppia. Queste due parole. Scegli tra non sono e voglio. Voglio. Ghigliottina. Non sono. 42.500. Penultima coppia di parole. Hai miseria e nobiltà. Quale scegli? Miseria. Ghigliottina. Era nobiltà. 21.250, ancora un montepremi importante. Ultima coppia di parole. Scegli tra zero e vero. Vero. Ghigliottina. Con un taglio restano 10.625 euro. Cultura, ordine, non sono, nobiltà e zero. Un minuto di riflessione ulteriore da adesso. Forza Chiara. Grazie Chiara, puoi togliere la cuffia. È la parola che vale 10.625 euro. La sistemo qui. Ho visto un sorrisetto verso la fine. No, ma il sorrisetto è perché ho pensato al calcio e ai miei figli.
Al calcio? Sì. E quindi come sono entrati i tuoi figli nei tuoi ragionamenti? Allora, perché loro mi costringono a guardare il calcio in una maniera indecente. Cioè sempre accesa sulla partita. Intensiva, molto intensiva. E quando ho visto zero, a me mi è venuto in mente una cosa buffa, e per questo ho riso, non perché penso di averci preso, ma mi è venuto in mente quando facevano zero titoli. Mourinho, zero titoli. Bravo. E non lo so perché, poi ho detto, vabbè, sicuramente non è, però titoli di nobiltà, vabbè. Arrampicandoci molto. Da quello zero di zero titoli. Zero titoli. Hai così scelto. Dicevano loro. Così dicevano loro, riprendendo Mourinho. Così hai scritto titoli, appunto. Sì, zero sì. Titoli. Beh, ci sta, ci sta zero titoli, perché nel linguaggio dei giornalisti, degli appassionati di calcio, ricorre spesso questo zero titoli. Sì. Fatto un po' storia nell'ambiente degli appassionati di calcio. Vediamo come la colleghiamo alle altre. Vabbè, nobiltà ci può stare, i titoli nobiliari. Nobiliari, certo. Ordine, forse invece che ordine di libri si potranno ordinare, dire che si ordinano dei titoli. Sì, non so. Ordine di titoli, nel senso ordine di libri, ordine dei titoli anche del telegiornale. O del telegiornale anche. Una gerarchia se precisa. Proprio sì. Ci starebbe anche questo senso. Cultura. Beh sì, cultura ci sta. La cultura è anche una conseguenza di titoli di studio che si sono ottenuti. O titoli accademici. Accademici. Allora, non sono, non lo so. Non so. Però... tipo, ma la butto proprio lì, Vai. Non sono solo titoli? Che? Non lo so, una canzone, magari è una canzone. Magari esiste. Non sono solo titoli? Qualcuno in risposta a Mourinho ha detto, non sono solo titoli. Ma c'è anche della sostanza, non lo so. C'è anche della sostanza, solo carta, dici. Esatto. Allora, 4 su 5, diciamo, sono associabili. Questo non sono un pochino meno, a meno che non esista una canzone, non sono titoli, eccetera, eccetera. Ti do una sesta parola, vediamo se si aggancia con titoli. Ed è, tu sei un avvocato, avvocata. Giudizio. Giudizio. Con titoli si incastra? Teoricamente si potrebbe incastrare. Cioè, quando io cito qualcuno in giudizio, lo cito per un certo titolo. Però non lo so. Per un certo titolo in che senso? Per una certa ragione di responsabilità. A titolo di? A titolo di. Sì. Quando lo citi in giudizio che cosa succede poi? C'è un processo. C'è un processo e poi? Una sentenza. E poi? E poi una condanna e poi una soluzione. O una soluzione. O una soluzione. Dopodiché? Dopo quel primo giudizio? C'è un appello. Ci può essere un appello, mm-hmm. E cioè che cosa? Poi anche si può ricorrere anche in Cassazione, no? Un'impugnazione. Un'impugnazione. Quindi questi... gradi. Sono gradi. Ognuno di quello che ha detto è un grado di giudizio. Grado di giudizio, sì. Grado di giudizio. Mm-hmm. Hai detto grado, proviamo a associarla con queste parole. Con cultura. Grado di cultura. Grado di cultura di una persona. Non sono in grado. Non sono in grado. Grado zero. Grado zero, cioè un progetto a grado zero, una conoscenza a grado zero, cioè alla base. Ok, grado di nobiltà, quanto nobiltà. Sei nobile. E nelle scuole, ogni ordine e grado. Di ogni ordine e grado. Questa era la parola di stasera, grado. Però titoli, grado, comunque i ragionamenti che fai non sono lontanissimi dalla parola anche stasera. Complimenti per essere arrivata fino a qui, Chiara. A domani.